Siamo con il professor Stefano Della Torre, che è presidente di Billy Smart Italia, che oggi ha avuto la sua assemblea ordinaria 2016. Assemblea in cui è stato presentato un programma messo a punto dal consiglio direttivo di attività per l'anno in corso e quindi per i prossimi 12 mesi. Può raccontarci queste novità? Beh, l'attività va a concretizzare il programma che ci eravamo dati nel 2015. Che dobbiamo ricordare è stato un anno di riorganizzazione in cui abbiamo avviato una crescita dell'associazione dopo alcuni, diciamo, anni difficili, che possiamo vedere con un po' di ottimismo come una difficoltà legata a una fase di crescita turbolenta di questo tema della digitalizzazione, che anche se in Italia stenta a affermarsi, è comunque sulla bocca di tutti ed è percepita da tutti come un tema di grande attualità. Lo scorso novembre Billy Smart Italia ha proposto una sua roadmap per la digitalizzazione del settore in Italia. È un po' ambizioso che sia un'associazione a proporlo, ma per la sua visione, per la sua composizione, la Billy Smart Italia rappresenta molti dei principali stakeholder del settore e la nostra proposta era diretta al governo per avere, come è successo in altri paesi, un mandato governativo. Questo ha avuto, non soltanto grazie a noi, ma certamente anche grazie alla nostra azione, un riscontro del codice degli appalti che prevede che entro breve il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nomini una commissione. Il nostro impegno ora e far sì che questa commissione abbia un mandato più ampio e duraturo che traduca effettivamente quel mandato governativo che riteniamo sia necessario per rendere le iniziative del settore più coerenti e più efficaci. Questa commissione è prevista dal codice degli appalti, che sia una commissione che non costi lo Stato. Non c'è il rischio che, non avendo una retribuzione, chi lavora per questo progetto cerchi la sua retribuzione in qualche cos'altro, in interessi personali invece che nel bene pubblico? Sì, io credo che il Ministero abbia messo in questo momento questa clausola a fronte di molte richieste di andare a finanziare varie attività collaterali a quelle della Commissione. Io credo che la commissione ministeriale dovrà lavorare con lo stesso spirito di servizio che i soggetti pubblici, come quello che io rappresento, Politecnico di Milano, o anche soggetti privati for profit, stanno mettendo finché lavorano nel contesto di un'associazione come Billy Smart Italia. Le proposte, ovviamente non le chiedo i nomi, ma che tipo di figure vorrebbe Billy Smart che fossero coinvolti in quella commissione per il BIM che ha voluto il codice degli appalti? La prima filosofia della commissione rispetto al suo mandato è quella di essere abbastanza banalmente una sorta di Camera delle rappresentanze, la chiamavamo, che avrebbe la funzione di in qualche modo non lasciare solo il Ministero nel disegnare il percorso verso l'obbligatorietà del BIM in questa prima fase sui grandi appalti. Diciamo che una interlocuzione tra le imprese, la committenza, i produttori di componenti, i produttori di software, chi fa formazione, i professionisti, insomma tutte le esperienze, non ho dimenticato nessuno, ma tutti i componenti della filiera è necessaria per arrivare ad una armonizzazione. Parallelamente in Uni si sta lavorando a una norma consensuale
che l'idea della norma consensuale era uno degli elementi qualificanti della nostra roadmap. Riteniamo anche importante in prospettiva, e quindi al di là di questo mandato, che ci sia una interlocuzione tra il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dei Trasporti, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dello Sviluppo Economico, perché non è soltanto una questione di appalti, è una questione in generale di sistema produttivo, e quindi è fondamentale che avvenga anche questo. Su quel tema si è già investito in passato, sono coinvolte su quel tema già ampiamente una serie di realtà, e quindi è importante che si vada anche in quella direzione. Quindi io non ne faccio minimamente una questione di persone, ne faccio una questione di funzioni. La commissione serve a garantire tutti che il Ministero non lavori in una logica autoreferenziale di funzionalità del Ministero delle Infrastrutture. D'altra parte esiste la necessità che, pur entrando nel sistema attraverso la porta degli appalti pubblici, questo mandato governativo sulla digitalizzazione sia un mandato che agisce sul sistema. Voi avete consegnato la vostra roadmap proprio, diciamo, nelle fasi in cui si stavano costruendo le ultime parti del codice degli appalti. Quello che è uscito dal governo riprende quello che era la vostra indicazione? Siete soddisfatti? Ma l'elemento centrale era che sul tema ci fosse la commissione, sì. E questo è stato raccolto. Allora vorrei far notare che quando è partita la legge delega sugli appalti, la questione di digitalizzazione sembrava dovesse rimanere totalmente fuori. Adesso è centrale. C'è. Ed è centrale, ed è centrale nella cognizione di tutti, è centrale nella comunicazione. Allora mi pare che non voglio rivendicare questo risultato come un risultato soltanto della nostra associazione. Avevate chiesto che fosse obbligatoria, fosse dato un limite? Noi abbiamo chiesto che ci fosse la commissione, non abbiamo lavorato più di tanto come commissione sulla scrittura del testo, che poi molti di noi fossero coinvolti non è direttamente, indirettamente, non è un mistero. Ma quindi un big smart che già ha un ruolo politico, da un punto di vista più operativo, big smart che cosa si propone di fare nei prossimi mesi? Big smart vuole lavorare su alcuni dei temi chiamando dei piccoli tavoli che forse saranno paralleli a quelli della commissione ministeriale, ma come tali possono anche essere più ampi e meno formali, in cui si sentano coinvolti più operatori e portatori di interesse su alcuni temi centrali. I primi che abbiamo individuato e che vogliamo far partire riguardano il tema della formazione. Non si fa transizione se non c'è formazione. La formazione deve essere fatta come formazione curricolare, perché non possiamo pensare che i nostri professionisti del futuro escano dalle università non avendo già una formazione in questa direzione. Questa è una transizione pesante, ma ci stiamo già lavorando, e ci consentirebbe di stare al passo con gli altri paesi più avanzati. Vogliamo lavorare sul tema della certificazione, cercando le opportune sinergie e collaborazioni. Vogliamo lavorare sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, che è un tema assolutamente centrale che deve andare oltre la gestione dell'appalto, perché una delle cose di cui siamo certi è che le grandi economie si fanno poi con i vantaggi che si hanno sul facility, disponendo di strumenti agevoli per il controllo delle situazioni e disponendo di una conoscenza sul patrimonio costruito. Questa è una cosa che ci hanno restituito anche i primi comuni che hanno fatto sperimentazione con noi.
che hanno lavorato magari anche sugli appalti, ma che hanno intravisto le loro difficoltà nel non conoscere il proprio patrimonio e quindi avere delle incredibili diseconomie. Abbiamo dei casi in cui abbiamo dimostrato a dei comuni che dei 7 edifici scolastici uno era in più, in cui abbiamo dimostrato la possibilità attraverso gli esbilt di risparmiare moltissimo sulla gestione successiva e così via e così via. E allora il presidiare tutti questi temi è uno dei temi di uno di quei gruppi di lavoro. Dobbiamo costituire un gruppo di lavoro per rafforzare quella che è la nostra missione prima, cioè il rapporto con Billy Smart International, che è poi quello che certifica i software e che fa tutte queste attività. Quindi questi sono un po' i... Un'ultima domanda, su questo tema del BIM finalmente si è impegnato in modo forte anche l'ANCE con il nuovo presidente Claudio Delbertis. Di recente in una sua presenza alla Camera ha evidenziato l'importanza della centralità del progetto nel sistema delle costruzioni, della migliorare l'organizzazione delle imprese, quindi dell'introduzione del BIM, e su questo fronte ha rilanciato l'importanza del progetto Innovance. Progetto Innovance, quindi, che in cui è impegnato anche il Politecnico, quanto è importante che venga rilanciato e sostenuto dal governo per un BIM italiano? Allora, noi abbiamo messo Innovance all'interno della roadmap per due ottime ragioni. La prima, che è l'unico tema su cui finora sono stati investiti soldi pubblici dello Stato per la ricerca e il coinvolgimento degli stakeholder sulla digitalizzazione. Lì c'è stato un progetto Industria 2015 che ha generato questo prototipo e che ha avuto soprattutto il grande merito del coinvolgimento di molti personaggi chiave del settore. De Albertis, ti posso citare De Albertis, ha fatto parte di questo percorso, no? ma molti altri potrei, perché è stato comunque un percorso di rilevanza nazionale, no? D'altra parte il Novance è proprio stato pensato come ponte tra i produttori di materiali, componenti, eccetera, quindi la parte industriale e la parte imprese edili e filiera della costruzione. Quindi è un po' un elemento di ponte che ha un valore molto più che simbolico tra l'industria, e quindi quello che, perché dicevo prima, il Ministero dello Sviluppo Economico, e dall'altra parte i lavori pubblici, che poi in Italia danno il ritmo a tutti i lavori, perché poi quella che è la normativa che uno usa nel pubblico fa da riferimento anche per il privato, e lo sappiamo bene che è un po' così trainante per tutto quanto. Bene, grazie Presidente, in bocca al lupo per l'attività di Willy Smart. Grazie, ne abbiamo bisogno di questo in bocca al lupo.